capo appunto Falco Angelo Moretto del Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria. Titolo della sua presentazione è l'utilizzo delle banche dati dei portali online per la gestione dei prodotti fitosanitari in Regione Lombardia. 10 minuti. Grazie, buonasera. Quando mi è stato chiesto di intervenire, questo è il CBS, poi sono venuto in intervento io, a nome di tutti i miei colleghi, magari qualcuno di voi conosce molto meglio la dottoressa Zimobi a questo riguardo, ci siamo chiesti che cosa potevamo portare riguardo all'argomento che ci è stato chiesto sulla innovazione, sulla ricerca applicata al PAN. E abbiamo un po' discusso per vedere se era il caso di presentare le ricerche che ci sono state finanziate dall'EFSA piuttosto che l'ultima che ci ha finanziato Horizon 2020. Invece poi abbiamo optato per questa presentazione che vedrete, che è una presentazione molto minimale, anche per il tempo che ci è stato dato. Ma perché riteniamo che questa presentazione, che noi riteniamo essere un'attività che noi abbiamo svolto, che possa essere di pubblica utilità non soltanto in Regione Lombardia, dove noi l'abbiamo fatta, ma che sia di utilità nazionale, quindi anche all'interno del PAN. E come ha ricordato questa mattina il dottor Lacavaglia, alcune delle attività previste dal piano d'azione regionale della Lombardia sono basate proprio su questo sistema di banche dati che parlano fra di loro. E queste banche dati e i software poi che sono sviluppati sopra queste sono derivate sostanzialmente da una riflessione che noi avevamo fatto in ICPS a partire ancora prima del mio arrivo in ICPS, quindi una decina di anni fa, su come è meglio utilizzare dal punto di vista pratico tutte le competenze che noi, che in ICPS sono state sviluppate riguardo alla valutazione dei prodotti fitosanitari che noi facciamo sia per l'Unione Europea che per l'Italia che per l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ecco, questa è la base di quello che vi andrò a presentare e vi dirò alcune cose che sono sostanzialmente una parte di tutto il sistema ma che potrebbe essere utile per l'implementazione del piano d'azione nazionale, che sono sostanzialmente i dati di vendita e un sistema di ottimizzazione dei monitoraggi per la definizione dell'indicatore. Allora, le banche dati da cui, la banca dati principale da cui noi siamo partiti è una banca dati che si chiama PestiDoc. Tutte queste informazioni poi le trovate sul sito che vi mostrerò alla fine, comunque è molto facile perché è www.icds.it. Questi dopo che è una banca dati di informazioni di cui poi parlerò brevemente, che alimenta un sistema online per la raccolta dei dati di vendita, che è un altro sistema online che si chiama FitoWeb 290, il quale a sua volta insieme a PestiDoc alimenta un altro software che abbiamo chiamato Asterix, non mi ricordo esattamente perché è nato questa parola, comunque è un sistema complesso in cui convergono molte informazioni, molti database che permettono al momento, è ottimizzato per sviluppare degli indicatori di rischio per il consumatore sulla base della dieta, per la falda e per l'operatore agricolo, ma si possono fare anche altre cose, adesso stanno lavorando i miei collaboratori sulle acque superficiali, ma si possono fare anche altre elaborazioni, perché il sistema ormai è in grado di dialogare con un certo numero di banche dati. Poi, la banca dati PestiDoc alimenta anche il quaderno di campagna elettronico, che è una parte di un altro sistema informatico gestito dall'assessorato all'agricoltura della Regione Lombardia, e con il quaderno di campagna elettronico si possono ottenere una serie di altre importanti informazioni. Vediamo quindi anche poi il quaderno di campagna elettronico, in qualche modo non abbiamo ancora sviluppato il collegamento, può andare a alimentare anche l'Asterix, che è appunto questo sistema per prendere le decisioni sulla base degli indicatori di rischio. Allora, il database PestiDoc, che qui credo di essere non peccare di presunzione, è il database più completo e aggiornato e più facilmente leggibile dei prodotti fitosanitari in commercio in Italia.
Noi questo database è aggiornato entro 2 settimane più o meno dalla pubblicazione del decreto di registrazione del prodotto fitosanitario e contiene una serie di informazioni descrittive, diciamo l'anagrafica del composto, il nome del formulato, registrazione eccetera eccetera, le culture normate, c'è una copia dell'etichettatura, ci sono indicate le revoche se ci sono, sono indicate lo stato di autorizzazione europea per il principio o i principi attivi di contenuti. E poi ci sono anche delle altre informazioni che si possono ottenere attraverso dei link presenti in questo database. Questo database, come vi ho detto, serve ad alimentare il fitoweb, perché fornisce per insediamenti con un sistema definito i nomi di prodotti fitosanitari. Fitoweb è il sistema online attraverso i quali i venditori di prodotti fitosanitari in Lombardia fanno la dichiarazione annuale. Noi adesso sappiamo già quanti principi attivi, quanti prodotti fitosanitari sono stati venduti nel 2014 in Regione Lombardia. Abbiamo il dato completo. È un sistema che ha una conversione immediata al file ministeriale, nel formato del file ministeriale. È un sistema che permette sia l'inserimento manuale che l'inserimento attraverso i sistemi comuni sistemi di gestione del magazzino da parte dei venditori più grandi, e quindi sono molto contenti. È un sistema che è visibile a chi immette il dato e vede solo i suoi dati, il rivenditore. Le ASL della regione vedono i rivenditori della propria ASL. L'assessorato alla sanità della regione Lombardia vede tutte le informazioni. Abbiamo coperto più del 99% dei rivenditori, nel senso che ci sono ancora 2 resistenti, 2 piccoli rivenditori su quasi 500 che si ostinano a mandare in cartaceo. Però gli altri lo fanno tutto online e sono tutto molto contenti. L'altra informazione che ha dentro FitoWeb 290 è un monitoraggio delle attività di vigilanza svolte dall'ASL nel riguardo. Quindi ogni ASL ha possibilità anche di valutare le proprie attività e la Regione Lombardia può valutare tutte le attività svolte da tutte le ASL della Regione. Il sistema Asterix utilizza tutte queste banche dati. È alimentato dalle informazioni che ci sono in questi doc, è alimentato dalle informazioni sui dati di vendita di FitoWeb, è alimentato dalle informazioni che sono presenti nel sito dell'Unione Europea che riguardano tutta una serie di altre informazioni utili dal punto di vista tossicologico e ecotossicologico dei prodotti fitosanitari, è alimentato dalle informazioni che l'assessorato all'agricoltura della Regione Lombardia ha sull'uso del suolo, è alimentato da un'altra database in cui ci sono le caratteristiche dei prodotti fitosanitari, è alimentato da informazioni sulle caratteristiche dei suoli e è alimentato da una modellistica sulla tossicologia umana. Questo è come è adesso e questi sono i database collegati fra di loro che ci possono dare questo tipo di informazioni. Quindi possiamo con questo sistema possiamo identificare delle priorità da andare a monitorare o a controllare sulla base delle informazioni sulla assunzione attraverso la dieta, quindi per il consumatore, sulla base delle stime di esposizione attraverso i modelli che si utilizzano quando si utilizzano i composti, sulla base dei indici di percolazione o altre informazioni che ci permettono di valutare la falda, sull'acqua superficiale o su altre cose che ci possono venire in mente che al momento non abbiamo ancora. Il quaderno di campagna, anche questo è alimentato e collegato con tutto il database, attualmente è in fase di test in Regione Lombardia e ci sono tutte le informazioni relative a quale prodotto è utilizzato, quando, come, se è stato stoccato, in quale periodo della semina, la data, tipo di cultura, superficie, eccetera, eccetera. Compresa la identificazione della particella agricola, quindi noi sapremo a regime esattamente che cosa sarà utilizzato in Regione Lombardia. Quindi noi l'abbiamo utilizzato per la guida sui programmi alimentari, sulla base ambientali, ad esempio delle aree superficiali e delle aree sensibili, con tutte le informazioni che abbiamo messo insieme. Quindi abbiamo un sistema che ci permette di fare delle priorizzazioni in base alla qualità, alla quantità, in base alle caratteristiche ambientali, a quello che noi decidiamo di voler fare. Possiamo fare ulteriori elaborazioni che possono essere con non grande difficoltà
aggiunte alle elaborazioni già presenti, ci permette di fare delle verifiche sulla attività di vigilanza. Allora, questo è un sistema, noi, la domanda provocatoria è: possiamo esportarli all'Italia? Il concetto è semplice, è molto pratico ed è facilmente esportabile, perché gli unici dati nuovi che servirebbero per renderlo utilizzabile a livello nazionale sono l'anagrafica comunale o delle ASL e sono le caratteristiche del territorio che sono disponibili nel sistema GIS e dell'uso del suolo che dovrebbero avere tutti gli assessorati all'agricoltura. Io finisco qui, vi ringrazio per l'attenzione, qui avete la sintesi.